Ciao amici, bentornati sul canale YouTube dedicato alle radio amatoriali e professionali. Oggi parleremo di CB e lo faremo con l'Alan 48 Pro, grandissimo apparato CB veicolare, AM/FM, doppia alimentazione, 12-24 volt e tante altre funzionalità, squelch automatico digitale, noise blanker, vedremo un po', ne faremo l'unboxing, testeremo la potenza, proveremo la sensibilità e ricezione. E insomma, faremo qualche prova con gli strumenti che abbiamo qui a disposizione. Prima di cominciare, però, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, che è gratuito, e attivare le notifiche, quindi la campanellina per le notifiche, in modo da ricevere notifiche sui nuovi video che pubblicherò. E se il video vi piace, mettere un like al video. Intanto, cominciamo con l'unboxing. Manuale di istruzioni con i classici adesivi. Microfono Midland, colore nero, con tasti up and down e il bloccaggio, canale, il lock, up, down e lock. Connettore non a 4 poli come l'Alan 48, ma a 6 poli. Altra differenza rispetto all'Alan 48 è il connettore di alimentazione che qui è fisso, okay, integrato, ed esce con il cavetto. Ecco qua, molto bello l'apparato nero. Dietro abbiamo il connettore antenna, altoparlante esterno e il PA. Abbiamo anche un connettore per l'emitter esterno. Ecco qui. Perfetto. Adesso supporto per il microfono e viti per la staffa. Lo colleghiamo all'alimentatore e andiamo ad accenderlo. Accendiamo. Bellissimo display blu che si intona col blu dei LED della mia stazione. Allora, ok. Cosa abbiamo? Tasto, anzi, manopola on off. Regolazione volume, potenziometro per squelch automatico digitale in cui compare appunto l'indicazione DS, Digital Squelch, oppure squelch classico. Ok, RF gain per l'intensità, la sensibilità del ricevitore, quindi l'intensità della regolazione dei segnali ricevuti, e il mic gain per la regolazione del intensità microfonica. Tasto AM/FM. Ok. Tasto scan. Ovviamente non scansiona se non lo mettiamo in squelch. Ok. Così parte la scansione. Poi abbiamo selettore CB/PA, il filtro e il selettore local edX, sempre per modulare, diciamo, la sensibilità del ricevitore, quindi local per ricevere solo i segnali più forti, edX per ricevere anche i segnali più deboli. Comunque queste funzionalità del local edX poi, e anche la NL, lo proveremo bene con lo strumento, con l'analizzatore, con il nostro test set, in modo da verificare quanto cambia la sensibilità in ricezione quando attiviamo o disattiviamo queste funzionalità. Canale di emergenza, il dual watch e le memorie, e infine il selettore dei canali. Ok, a questo punto direi di collegare il nostro strumento e cominciare a misurare potenza e sensibilità. Ok,
Ok amici, abbiamo collegato il Midland 48 Pro al nostro strumento, acceso sul canale 5 in FM. Misuriamo subito la potenza, premiamo PDT e abbiamo 4 watt di potenza. In AM abbiamo sempre 4 watt di potenza. Prova. 4 watt di potenza effettivi. Ok, adesso effettuiamo il test di sensibilità in ricezione dell'apparato, iniettando dal nostro strumento all'AN48 Pro un segnale e tramite l'uscita per l'altoparlante esterno rientriamo dentro il nostro analizzatore in modo da misurare il livello audio e quindi facciamo la misura del SINAD. Quindi cosa facciamo nella pratica? Allora, stiamo generando a 27.015 MHz, cioè sul canale 5, con un livello attualmente di meno 110 dBm, quindi usciamo dall'analizzatore con meno 110, entriamo nella radio, vediamo che la radio ci rileva questo segnale con un S4, ok, S4, e ci restituisce un valore di SINAD di 22 dB e mezzo. Ci spostiamo fino ad ottenere un valore di SINAD di 20 dB come da specifiche, quindi scendiamo di livello ancora un po', ancora un po', ecco, con meno 113 dBm di segnale in ingresso all'apparato otteniamo un SINAD di 20-21 dB. Ora, che cosa abbiamo? Siamo in FM, canale 5. Possiamo agire sul tasto Local DX. Vediamo che è cambiato notevolmente. Utilizzando l'apparato in modalità local, il SINAD si abbassa notevolmente, quindi questo agisce sull'RF gain dell'apparato, quindi i segnali che lui sentirà saranno effettivamente solo segnali locali, solo i segnali più forti. Ok, vediamo anche il filtro ANL quanto incide. Quasi nulla il filtro ANL. Ok, quindi dobbiamo ottenere ecco un segnale di circa meno 114 dBm, ci fa ottenere un SINAD di 20 dB con l'RF gain al massimo, ovviamente diminuendo l'RF gain vediamo che il SINAD ovviamente diminuisce. Ok, se aumentiamo ancora, abbiamo 4 dB in più di generazione, vediamo che aumenta l'esmita, giusto per vedere, S4 con meno 99, S7 con meno 90, per vedere il comportamento di questa smitter, meno 90, 91, sì, si accendono due barrette alla volta, due LED alla volta, cambiando di una dBm in ingresso. Ok,
Sempre due barrette alla volta salgono o scendono. Ok, vabbè. Ok, quindi meno 114 abbiamo detto, no, meno 114 otteniamo sino a D20 dB. Ok. Meno 114 dB. Bene amici, siamo giunti al termine di queste prove dell'Alan 48 Pro, quindi cosa abbiamo visto? Che è un ottimo apparato in quanto la sensibilità in ricezione è inferiore a 0,5 microvolt per 20 dB SINAD, quindi ancora leggermente superiore a quella dell'Alan 48 normale. Infatti vi ricordo di andarvi a vedere il video che ho fatto, quel breve video sulla misura del SINA dell'Alan 48, ve lo lascio in descrizione così potete andarlo a vedere, che comunque era sempre intorno agli 0,5 microvolt per 20 dB SINA. Qui oggi abbiamo visto 114 dBm, equivalenti a un po' meno di 0,5 microvolt. Quindi che dire, la radio mi è piaciuta molto, soprattutto ha qualche funzionalità in più rispetto al 48 normale, essendo diciamo tutto non a manopoline come il 48, ma digitale, quindi squelch automatico digitale, il tasto per la scansione, ad esempio, le memorie, la possibilità dell'espansione di banda, anche della potenza, insomma, è secondo me un grande apparato. I filtri che funzionano molto bene, anche la funzionalità, ad esempio, del tasto local DX che può tornare utile. Quindi, insomma, una gran radio, ecco. Bene, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like e soprattutto di iscrivervi al canale che è gratuito. Ciao, ci vediamo al prossimo video.